Perché l'AIM, l'Alternative Investment Market della Borsa di Milano, è sicuramente l'unica novità del mercato borsistico che sta mietendo consensi e che sta ingrandendo sempre più rapidamente il proprio ambito d'azione. Non solo perché è molto più semplice del mercato azionario tradizionale, ma anche perché permette, a chi lo voglia, di porre le premesse per realizzare strategie ambiziose partendo dal piccolo. La quotazione dell'AIM, di cui Finanziare la Crescita si sta occupando su Class CNBC in partnership con un gruppo di specialisti del settore, è in sostanza la novità che il mercato voleva ed è in crescita perché mantiene quel che promette. Chi riesce a capire bene quali opportunità si aprono quotandosi all'AIM ne può trarre davvero grandi vantaggi. La prima condizione per valorizzare questa opportunità è però quella di avere chiarezza strategica sulle ragioni della quotazione. Oggi l'AIM consente alla società che vi sbarchi di raccogliere capitali per finanziare la crescita organica e le acquisizioni in misura e modalità irrealizzabili con altre forme di finanziamento e men che mai col credito bancario. Permette alla società di fare anche acquisizioni utilizzando le proprie azioni come moneta. Permette di ampliare la propria compagine azionaria e diversificare le fonti di finanziamento, riducendo la dipendenza dal sistema creditizio. Aumenta la credibilità della società grazie alla presenza di qualificati investitori nel capitale. Aumenta la visibilità della società e rafforza la sua credibilità nei confronti di clienti e fornitori a livello internazionale. Offre agli azionisti esistenti una strategia di uscita dal capitale e la possibilità di realizzare i loro investimenti. Poter sfruttare tutte queste opportunità rappresenta una straordinaria leva di sviluppo strategico per qualunque impresa. Come riuscirci è quanto ci illustreranno al meglio oggi i nostri esperti in studio. Signori, salve a tutti, benvenuti a Finanziare la Crescita, che è il format di Class CNBC che cerca di spiegarvi, se non lo sapete, o di illustrarvi meglio se ne avete già un'idea, che cosa si può fare di concreto per trovare fonti finanziarie alternative a quelle classiche del credito bancario qualora per la propria impresa si abbiano progetti di crescita e si voglia, come dice il titolo, finanziare questa crescita trovando risorse in un mercato che ha tanta liquidità, ha meno credito bancario che mai, per tante ragioni che abbiamo toccato e toccheremo, e ha però forse una congiuntura tale da richiedere prontezza e riflessi. Vi presento gli ospiti che sono con me in studio per parlarne. Alla mia destra Giovanni Natali, amministratore delegato di Ambro Mobiliare. Buongiorno. Buonasera, grazie. Accanto a lui Giulio Bastia, vice direttore generale di banca Finnat, da Roma, per noi a Milano. Grazie. Alla mia sinistra Settimio Stigliano, che è gestore di Arca SGR, in particolare si occupa, tra l'altro, di Arca Economia Reale Equity Italia, che è un fondo che ha un 6 mesi di vita e che è un fondo specializzato nelle piccole e medie imprese, quindi diciamo la materia prima dell'AIM, perché poi torneremo sull'AIM specificamente. Alla sua sinistra Francesco Altidia, che è responsabile del private banking della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che è una delle realtà territoriali più solide del nord Italia. Bene, grazie a tutti. Allora entriamo subito nel merito. Abbiamo volutamente enfatizzato i toni perché questo sistema paese, che grazie allo stellone italico, grazie alla congiuntura, grazie a una serie di riforme che finalmente sono state fatte, non tutte ancora quelle necessarie, ma alcune sì, sta ritrovando un segno più, quanto forse meglio di altri paesi europei comparables, penso anche alla famosa Germania, che insomma ha i suoi problemi, diciamo. È un paese dove però le aziende sono tradizionalmente sottocapitalizzate e hanno sempre usato il credito bancario più che altrove. Questo credito bancario è diventato, l'abbiamo detto nella nostra prima puntata, lo ripetiamo quasi ogni giorno in tutti i programmi su Class NBC, perché è il problema del mercato dell'economia italiana, è diventata risorsa più scarsa. Ci sono prodotti e sistemi come l'AIM, ma non solo, anche mini bond alternativi, e però c'è un mercato azionario che ancora non funziona. Qualche giorno fa, dottor Natali, Rusalmi, che è l'amministratore delegato di Borsa Italiana, doveva ripetere a conti fatti il suo ormai, diciamo, reiterato grido di dolore. Poche aziende che si quotano rispetto al potenziale e rispetto ai mercati stranieri per una serie di ragioni antropologiche, normative, burocratiche, culturali, psicologiche, tante cose, no?
All'AIM qualcosa si è mosso, perché 80 società quotate in poco tempo si sono viste, piccole, alcune più brillanti, altre meno. È ovvio che non è tutto, mai tutto oro quello che luccica su nessun mercato del mondo, però c'è qualcosa di nuovo. Il punto chiave è avere idee chiare. Cioè non è che si va all'AIM o in borsa perché la banca ti chiude la porta in faccia e dice: ho bisogno di un castelletto, datemi due soldi. No. Cioè c'è anche un tema di responsabilità e di chiarezza mentale. Volevo un po' approfondire questa premessa perché è fondamentale, sentire un po' tutti e poi andremo nello specifico. Prego, cominciamo da lei. L'amministratore delegato di Borsa Italiana ha detto una cosa vera, una cosa ovvia. Se guardiamo negli ultimi 10 anni, 15 anni, le società quotate sul listino milanese, mettendo assieme tutto dall'AIM al mercato principale, sono circa 300. Sì. E se calcoliamo che solo dal 2009 a oggi su AIM Italia se ne sono quotate 70 e sono sempre totale 300, vuol dire che ci sono stati anche tanti delisting. Quindi non c'è la mentalità diffusa delle imprese italiane per quotarsi. Non è polemica, è una constatazione. No, il presidente di Confindustria è a capo di un impero di cui è amministratore unico. È chiaro che per andare in borsa bisogna avere un'apertura mentale un po' più ampia, perché non è richiesto molto, ma almeno un consiglio d'amministrazione con un amministratore indipendente ci deve essere. Confrontarsi poi col mercato vuol dire raccontare le proprie strategie, raccontare le proprie acquisizioni, pubblicare non solo i bilanci ma anche le semestrali, in alcune case le trimestrali, e quindi bisogna un impegno amministrativo gestionale in più, di trasparenza. Un impegno amministrativo gestionale in più, ma è un'apertura mentale che deve portare a dire: non posso crescere solo a debito, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, ci si deve rafforzare dal punto di vista patrimoniale e poi si possono fare anche nuovi debiti. Ma non è che il mini bond e l'AIM sono due cose alternative, sono due argomenti completamente diversi. Devo crescere, ho i mezzi propri a sufficienza? No. Ho la possibilità come imprenditore di mettere altri capitali? No, devo rafforzarmi aprendo il capitale, poi eventualmente farò anche altri debiti. Quindi quello che ha detto Gerusalemme è una cosa vera. Tutte le volte che Borsa Italiana ha annunciato in questi ultimi 10 anni nuovi mercati, dal nuovo mercato all'espandi, al MAC, tutte le volte c'erano queste statistiche che dicevano: ci sono pronte 4.000 società a andare sul MAC, 700 società, poi alla fine era sempre qualche decina. Non è sempre e solo assolutamente colpa di Borsa Italiana, forse anche gli imprenditori devono cominciare ad aprirsi un po' di più e ad avere strategie da proporre al mercato, per dire: se mi dai i soldi non è che risolvo dei problemini e turo qualche falla, ma ho idee precise e verosimili evidentemente su come utilizzarli per crescere, fare soldi e poterteli un domani, come dire, restituire tra virgolette sotto forma di dividendi, redditività, di valore di borsa, eccetera. No, dottor Bastia? Direi che uno degli aspetti più importanti è il progetto strategico per una quotazione, quindi un progetto strategico di crescita in cui l'imprenditore diciamo, illustra al mercato quelle che sono i suoi obiettivi di crescita in un progetto industriale, perché io parlerei anche di progetti industriali, perché oggi l'AIM, uno degli aspetti che molte le aziende sull'AIM ancora sono poco presenti, anzi quasi niente, le aziende industriali che invece sono un po' il tessuto di questo paese, credo che quello sia un tema abbastanza importante, di una maggior presenza di aziende industriali sull'AIM. E sì, un punto proprio importante è quello che l'imprenditore deve avere delle idee molto chiare, una strategia chiara da saper rappresentare e di crescita, quindi i mezzi propri servono per supportare questa strategia di crescita. Oltretutto c'è il non tanto per rimborsare dei debiti che uno abbia già fatto, per esempio. No, questo no sicuramente, anche se magari qualche volta può anche esserci per servire, ma fondamentalmente il mercato oggi, gli investitori cercano progetti di crescita e quindi vogliono finanziare progetti di crescita, non progetti di rimborso del debito da questo punto di vista. Sicuramente c'è una non facilità da parte degli imprenditori a confrontarsi col mercato per una serie di problematiche. La prima la sottolineava Giovanni prima, è quella relativa al fatto che spesso le gestioni delle aziende sono fatte con strutture di commercialisti, quindi non strutture molto più ampie, e anche dal punto di vista della comunicazione l'imprenditore spesso non è abituato a trasferire le proprie strategie, a comunicare. Anche quando va in banca molto spesso i fidi bancari vengono dati più sul tema delle garanzie che sul tema delle strategie industriali. Questo credo che sia un aspetto importante, quindi concettualmente molto diverso. Sì, e questo non abitua l'imprenditore a confrontarsi
concentrarsi sulle strategie. Quindi la difficoltà che c'è, quello che vediamo ogni volta, e quando poi da giornalista mi sono sempre sentito, scusi se l'ho interrotto, mi sono spesso sentito opporre il discorso, diceva, lei mi fa un'intervista, vuole sapere io cosa farò l'anno prossimo. In realtà ci sto ragionando, ma soprattutto non lo direi neanche se lo sapessi, perché non voglio che lo sappia il mio concorrente. Ma tante volte mi sono sentito opporre questa risposta e io spesso dicevo, ma credo che il concorrente, se voglia saperlo, avrà altri modi per saperlo, o che leggere il giornale. Nel senso che... Sì, in realtà poi il mercato delle piccole e medie imprese non è un mercato di grande comunicazione, no. Quindi è probabile che anche la quotazione dia uno svantaggio competitivo rispetto ad altri imprenditori che non svelano le strategie. Però da quel punto di vista diventa un modo per crescere e confrontarsi, perché poi l'imprenditore si confronta con gli investitori, si confronta prima con gli investitori, con i consulenti che lo affiancano in questo progetto. E quindi da quel punto di vista è proprio un modo di aprirsi, di confrontarsi e di crescere anche, perché poi credo che col confronto anche le strategie possano essere affinate, migliorate, da quello, e quindi è veramente un progetto di crescita che però presuppone che l'imprenditore abbia una propensione, se posso essere onesto, a voler crescere, perché il problema di molti imprenditori che al di là di pur di non aprirsi al mercato, al limite accettano una crescita limitata e in questo sono più vulnerabili dal mercato, certo. Perché oggi il mercato sta vedendo che è difficile difendere delle nicchie e bisogna crescere, e poi sta diventando sempre più un mercato globale. Certo. Molte delle aziende che vediamo, anche di media piccola dimensione, sono tutte aziende che, in particolare quelle che si vedono sulle quotazioni, sono quelle che competono sui mercati internazionali, cioè hanno un prodotto che va sui mercati internazionali. Cioè noi abbiamo imprenditori con cui abbiamo difficoltà, no, Giovanni, a incontrarli, perché uno dice sto 3 giorni in Cina, 2 giorni negli Stati Uniti, e sì. Quindi esiste, ma l'Italia credo è piena di questo tipo di imprenditori, ed è il tessuto più forte del paese, è quello che credo abbia permesso al paese di rimanere in piedi e adesso di svilupparsi. Non è un caso che alla mia destra ci siano due soggetti rappresentati, un advisor e una banca, Nomad Lime, che operano più, non esclusivamente, ma più sul versante dell'offerta di titoli. Alla mia sinistra ci sono due soggetti che rappresentano invece la domanda di titoli, gli investitori. E quindi la domanda sulle strategie, su quanto siano importanti delle strategie chiare e convincenti, ma non perché ben raccontate, perché sostanzialmente valide, nel momento in cui un'azienda decide di fare il passo di aprirsi al mercato, mi pare che trovi in voi, più che degli opinionisti, dei compratori. Cioè le condizioni alle quali voi, nell'ambito delle vostre deleghe professionali, decidete se comprare o meno il titolo emesso alla Pinco Pallino S.P.A. su Lime, piuttosto che un domani ne parleremo sui mini bond, piuttosto. Facciamo un po' l'identikit, no? Diciamo, sarebbe bello, ma poi diventa anche sgradevole dire buoni cattivi, questa azienda ha funzionato perché aveva le strategie, quell'altra no, perché non l'aveva. Non serve arrivare proprio alla lavagna dei buoni e cattivi, però facciamo l'identikit. Cominciamo con il dottor Stigliano di Arca. Noi quando abbiamo lanciato questo fondo specializzato in piccole e medie imprese del nostro paese, avevamo intenzione di focalizzare la nostra attenzione soprattutto su quelle aziende che rappresentano il campione di eccellenza del nostro paese, quindi aziende con un forte caratteristica di qualità che è data da un brand abbastanza riconosciuto, una leadership nel proprio segmento di mercato, un'alta qualità, quindi vogliamo essere molto selettivi e finanziare quelle aziende che hanno degli importanti progetti di crescita. Abbiamo chiaramente analizzato molte aziende del nostro listino che rientrano nel nostro sfera di interesse e chiaramente abbiamo concentrato l'attenzione soprattutto in quelle aziende che rappresentano i punti di forza della nostra economia come settori, il cosiddetto Italian Lifestyle. Certo. Quello, per qualche esempio lo possiamo fare, che parliamo, alludiamo a cose che sono pubbliche. Food, aziende del food, del fashion, del furniture. Quindi aziende anche che investono in settori come il farmaceutico, oppure perché no il meccanico, certo. Anche quelle se hanno queste caratteristiche di innovazione e di crescita. Innovazione. Quindi innovazione e crescita. E ambizione alla crescita. Certo, questo è un po'... Ecco, quando chiedete, scusi se, a un'azienda che
che si propone per essere acquistata con la sua carta attraverso i suoi consulenti, quanto chiedete di essere chiara sulle strategie? Cioè, se io dico voglio raddoppiare il fatturato in 3 anni, bene, questo è il piano industriale, una tavola, 4 numeri. Sì. Allora io dico, ok, mi piacciono i numeri, ci credo, oppure dice no, voglio vedere tutto il backup, come fai, dove compri, come chi gestisce. Cioè, quanto andate a fondo nella valutazione delle premesse di un piano strategico? Allora, noi chiaramente un presupposto fondamentale per investire in questo, ma in generale lo si fa anche per le grosse capitalizzazioni, è quello di avere a disposizione un business plan da parte dell'azienda. Quindi il business plan ci rende chiaro gli obiettivi che ha, non solo quantitativi ma anche qualitativi dell'azienda, e gli strumenti che l'azienda mette in campo per raggiungere questi obiettivi. Naturalmente il piano industriale ci permette di controllare strada facendo se l'azienda è al passo con il proprio piano che è dato. Naturalmente le aziende che cominciano a deludere, soprattutto nella loro prima fase di vita, di quotazione, e poi è molto difficile recuperare credibilità. Abbiamo avuto un esempio nel nostro listino, la cito perché è conosciuta, è l'azienda che produce Zanetti nel settore del food, per intenderci il caffè Segafredo, certo. E quindi è un'azienda che ha deluso subito gli analisti per una serie di ragioni che riteniamo importanti e che l'azienda poi ha spiegato per via dei mercati in cui particolarità si è caratteristiche anche capire, però, dice però lei, ormai era un po' tardi, l'azienda ha dovuto pagare questo costo e poi ci vuole molto tempo per riguadagnare credibilità. Quindi è importante che un'azienda non deluda i suoi investitori. Certo, si possono presentare degli eventi esogeni che possono cambiare i target, i numeri, l'andamento e le performance dell'azienda, però in quel caso sono appunto esogeni, è un rischio che noi corriamo quando decidiamo di investire in un'azienda, però quando un'azienda è poco chiara verso gli investitori certamente non fa un buon servizio per le sue prospettive. Con tanti auguri per la Zanetti, però insomma l'importante è mantenere le promesse nei limiti dell'umanamente possibile. Certo. Stesso concetto, un punto di vista diverso che mi incuriosisce, perché private banking uno pensa, come dire, alle gestioni dei risparmiatori, degli investitori più ricchi, ma insomma comunque persone fisiche. E come gestite in questo senso il matching tra la scelta di investire in un'azienda piccola e media, magari che vada all'AIM, visto che parliamo soprattutto di AIM, col fatto di avere alle spalle patrimoni gestiti che sono magari del signor Rossi, anche non soltanto di una assicurazione di un'altra banca. Allora, cioè, in realtà noi non facciamo selezione diretta di singole società quotate all'AIM, all'Star. Quello che noi abbiamo fatto è quello di individuare nel mercato delle piccole e medie imprese un mercato potenzialmente interessante. Perché? Perché con il mondo di tassi zero, in un mondo di crescita bassa, trovare un settore, un mercato che ha delle potenzialità di crescita importanti e che è fuori dai canoni, dei classici mondi sui quali si investe nel tradizionale, quindi multi asset piuttosto che gli alternativi, piuttosto che i paesi emergenti. Per noi era una novità, è un momento di innovazione. Però quello che facciamo noi in genere è di selezionare i gestori che investono in questi mercati. Più convincente. E la selezione avviene ovviamente facendo due diligence con i gestori stessi, cercando di capire come prendono le decisioni, come scelgono le società, come monitorano le società e come pensano di estrarre valore dalle scelte per i clienti. Quanto ci credete comunque nel comparto del PMI? Allora, noi ci crediamo talmente tanto che, come dicevo, abbiamo fatto una scelta importante in ottobre, novembre dello scorso anno, e abbiamo inserito nei portafogli modello, che sono diciamo i portafogli di indirizzo sulle strategie che da presentare ai clienti, abbiamo inserito il comparto delle piccole e medie imprese tra il 4 e il 7-8%, quindi in base al profilo di rischio. Quindi una presenza significativa, perché crediamo che sia un'ottima opportunità. D'altra parte, sì, ecco, io volevo introdurre, buttar lì una provocazione, se siete d'accordo. Abbiamo letto negli ultimi mesi che sui paesi emergenti, che erano
l'oggetto del desiderio e dell'euforia di tanti, no? Fino a, sia a livello di massa e di pubblico indistinto, sia a livello di operatori. E in effetti un po' di punti interrogativi sono sorti. In Sudafrica manca la corrente ogni 2x3, la Cina, per carità, averci 6-9%, però era al 10%, il Brasile è fermato, la Russia qualche problemino, se non altro geopolitico, ce l'ha. In fondo noi abbiamo nel nostro paese un paesino, un sottopaese, un sottoinsieme emergente che sono le PMI, che rappresentano poi un... Questa è un'immagine forse, devo dire, propagandista, però carina, è vero, cioè ci sono di quelle robe straordinarie che ogni tanto puntano come funghi, dici, ma questo dove era ieri, no? O no? Con tassi di crescita, diciamo, da paesi emergenti, con tassi di crescita degli utili interessanti, è in un contesto macro che vede diciamo petrolio a basso livello, a livelli bassi, tassi di interesse zero, politiche monetarie espansive e anche dollaro euro debole, secondo noi questo è il momento di investire e di credere nella piccola azienda italiana. Quindi noi ci crediamo e crediamo che si possano portare a casa dei buoni risultati. Anche senza incrementare il rischio dei portafogli, perché la grande caratteristica di questo tipo di mercato è che non vai a incrementare i rischi dei portafogli, ma devi cedere semplicemente devi cedere sulla liquidità, sulla liquidabilità dell'investimento. Quindi rinunci a una liquidabilità immediata, però con vantaggi interessanti in termini di performance attesa. Ecco, sapendo, considerando che il nostro pubblico è prevalentemente costituito da piccoli e medi imprenditori e relativo management che stanno ragionando su questi temi, sull'apertura al mercato, io volevo introdurre un concetto, e poi svilupperemo anche meglio nel prosieguo, della responsabilità, no? Cioè opportunità grande, quindi per non dare l'impressione che magari dall'impostazione del discorso all'origine poteva essere semplicista, che sostituisci la banca con la quotazione, no, fai molto di più, se sei bravo molto, molto di più, però anche molta più responsabilità, o meglio, una responsabilità di natura diversa, cioè promettere ciò che si sa di poter, si ritiene ragionevolmente di poter mantenere, no? E in questo torniamo un po' da questa parte del campo, a questa metà campo, perché in fondo, soprattutto in un mercato semplificato come l'AIM, la responsabilità attiene poi al rapporto consulenziale dell'imprenditore che vuole quotarsi con chi ha vicino, quindi l'advisor, quindi il nomade che dice ok, bene, però fai questa cosa in più, metti a fuoco meglio questa cosa, no? Cioè c'è tutto un lavoro di preparazione, un coaching che probabilmente deve accompagnare il percorso dell'azienda verso l'apertura al mercato. Certo, c'è un lavoro da fare, ci sono dei prerequisiti sostanziali e formali. Sostanziali è quello che avevamo nel primo giro di tavolo, diciamo, bisogna avere un'apertura mentale per essere pronti, certo, ad affrontare determinate sfide, ad allargare il consiglio di amministrazione. Poi ci sono dei requisiti formali che diventano anche di nuovo un passaggio importante. Innanzitutto bisogna certificare i bilanci, sembra una cosa banale, ma la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese italiane non hanno i bilanci certificati. E quindi quando si comincia a parlare di questa cosa, il primo paletto è conti chiari, corretti fino all'ultimo euro, con tutti i conti a posto, e che ci sia una società esterna di primario standing che mi dice questi numeri sono a posto. Avere una strategia chiara, e chiaramente le responsabilità di essere quotati su AIM o sul mercato principale sono sostanzialmente più o meno uguali, nel senso che su AIM non c'è Consob a vigilare, però tutto il resto della normativa è la stessa, quindi voglio dire insider trading, internal dealing, qualsiasi altro, però voglio dire sono norme di comportamento che un imprenditore dovrebbe avere comunque, cioè i bilanci li devo fare bene comunque, a prescindere dal fatto che io sia quotato o non sia quotato, certo. E poi le responsabilità sono invece di tipo reputazionale, come giustamente diceva Settimio Stigliano prima, la responsabilità primaria è quella di conquistare e mantenere la fiducia con gli investitori, perché in Italia siamo abituati e non perderla, siamo abituati che quando una società quotata fa un secondo aumento di capitale dopo l'IPO, generalmente sono le banche che sono sull'orlo dell'abisso, allora vanno a ricogliere il mercato. Sull'AIM Londra, da cui tutti siamo partiti, perché voglio dire l'AIM Italia è una costola dell'AIM Londra, due terzi delle società quotate sull'AIM Londra hanno fatto dai 3 ai 5 aumenti di capitale, sempre a prezzi magari crescenti. La prima volta mi sono presentato agli investitori, ho raccontato un business plan, l'ho mantenuto, ho fatto un'ulteriore crescita, un'altra ancora, un'altra ancora. Questo deve essere il modello. Se c'è coerenza si può. Certo, se ho raccontato delle cose faraoniche che poi non ho rispettato, non mi riceveranno neanche più. Il ricevere più vuol dire venderanno i miei titoli, non so
sottoscriveranno più i miei nuovi aumenti di capitale. Dobbiamo andare in pubblicità, riprendiamo subito dopo con il dottor Bastia per approfondire anche su questo tema, qual è il ruolo del Nomad, che poi è una realtà chiave nel mercato del Lime. A tra pochissimo, dopo la pubblicità, qui a Finanziare la Crescita. Eccoci di nuovo a Finanziare la Crescita, stiamo parlando di quotazioni all'AIM, di opportunità strategiche, quindi ben più importanti di un credito bancario, perché quotandosi bene si può finanziare veramente la crescita della propria impresa, si possono veramente trovare molte molte più risorse di quanto si troverebbero mai in banca, a fronte però di che cosa? Strategie chiare che convincano gli investitori, ne abbiamo parlato e li abbiamo qui in studio rappresentati ad altissimo livello, a investire, che convincano sul serio, cioè non si può pensare di fare i furbetti, bisogna essere chiari e convincenti, mantenendo le promesse che si fanno e assumendosene la responsabilità. Di questo concetto stiamo parlando prima della pubblicità, se ne espresso il dottor Natale di Ambro Mobiliare sul tema della appunto qualità diversa della gestione che deve essere data alla propria impresa in funzione di una quotazione che però veramente fa fare un salto di qualità. Ed eravamo arrivati con Giulio Bastia al punto chiave, un altro dei punti chiave, che è il ruolo del Nomad, che è in qualche modo un punto di riferimento fondamentale per il mercato e per l'azienda che vi si accosti, parliamo di AIM. Un punto di riferimento fondamentale anche per in qualche modo aiutarla, spiegare, insegnare, far scuola, no? Sì, direi, dunque, sì, il ruolo del Nomad, di fatto è, potremmo chiamarlo un po' il perno della quotazione, perché è il soggetto che affianca l'imprenditore nel leader di quotazione e poi quello che presenta la domanda di quotazione e quindi presenta l'imprenditore alla borsa, e quindi di fatto è quello che garantisce la quotazione al mercato, perché teniamo conto che che i mercati non regolamentati si distinguono rispetto ai mercati regolamentati, perché nei mercati non regolamentati viene, come AIM, cioè un percorso, poi il Nomad presenta una domanda alla fine di questo percorso, la domanda viene esaminata da Borsa Italiana, che esamina la documentazione completa e se ci sono fattori particolarmente critici, e poi ammette l'azienda a quotazione, mentre invece sui mercati regolamentati c'è tutto un iter che porta ad avere un prospetto informativo con l'approvazione di Borsa, di Consob, quindi da questo punto di vista è un iter abbastanza diverso. Quindi il Nomad sulle quotazioni online ha un ruolo centrale. E intanto il Nomad è quello che affianca l'imprenditore e cura insieme a tutti gli altri consulenti tutte le due diligence, quindi ci sono delle due diligence legali, fiscali, affianca i revisori che devono certificare il bilancio e devono fare tutte quelle che sono le analisi sul capitale circolante, sui fabbisogni finanziari prospettici dell'azienda. Quindi ha un ruolo di coordinamento ma anche di affiancamento per capire se l'imprenditore è pronto, se tutte le cose... Mi perdoni una domanda tecnica, sì, ma non tanto. Su 10 aziende che arrivano al vostro metaforico sportello, sì, per dire stiamo pensando seriamente, sì, di quotarci, in quanti casi dite ok in 6 mesi col nostro aiuto, ok però dovete lavorare ancora parecchio, se ne parla tra 2 anni, oppure tornate quando siete più preparati come a scuola? Direi che quelle a cui diciamo ok sono una semplificazione estrema, sono un 20%, perché in realtà ci sono tre componenti secondo noi importanti. Il primo, che ci sia un'azienda con un progetto industriale, un progetto, e quindi ci sia un business sottostante abbastanza solido. Diciamo prima un business plan, una roba. Esatto, un progetto che sia di crescita. Esatto. E poi anche per noi diventa anche importante l'imprenditore, l'azienda, l'organizzazione, da quel punto di vista delle persone, sì, la credibilità, squadra, la volontà dell'imprenditore di crescere, quindi anche insomma capire quanto l'imprenditore creda nel progetto, quanto per lui il progetto sia un punto di partenza, perché secondo me un aspetto importante da sottolineare è che la quotazione in borsa deve essere visto come un punto di partenza, non come un punto di arrivo, nel senso che, certo, l'imprenditore si raccoglie, esatto, dei fondi, ma in realtà dà una diversa organizzazione, una diversa credibilità alla propria azienda, e quindi da lì deve partire. Tant'è vero che uno degli aspetti più delicati che c'è è proprio uno delle criticità maggiori secondo me nelle quotazioni dell'azienda, nell'andamento, è la comunicazione e il comportamento delle aziende post quotazione, perché molte aziende nel momento in cui si sono quotate, dal momento dopo pensano che sia finito un certo iter, quindi comunicano poco, trasmettono poco al mercato, cominciamo. E invece lì cominci, perché poi alla fine il titolo rischia che va su un binario morto, e gli investitori, come diceva prima Stella, si disamorano del titolo, e poi se ti disamori dopo far riprendere un titolo non è banale da quel punto di vista. Quindi
È molto importante che l'imprenditore capisca che c'è tutto un iter di strutturazione dell'azienda che è importante ai fini della quotazione, ma che è molto importante anche quello che lui farà dopo in termini di comunicazione, di azioni, perché poi chiaramente vengono fatti dei business plan che devono essere rispettati sul mercato, perché poi alla fine il mercato quello che premia sono i business plan e se tu c'hai la capacità di rispettarli. Quindi per noi queste variabili sono molto importanti, quindi progetto e imprenditore sono accoppiate. E dal nostro punto di vista sono più quelli su più le operazioni che non andiamo avanti e quelle che andiamo avanti, anche perché c'è anche un tema di apprezzamento da parte degli investitori, quindi devi portare anche le aziende giuste, perché per noi che facciamo Nomad e Global Coordinator, da un lato abbiamo l'azienda che è il cliente, ma dall'altro i nostri interlocutori sono gli investitori, e quindi noi dobbiamo fare in modo che gli investitori, presentare investitori, aziende sane che abbiano un certo progetto di crescita. Esatto, perché noi non dobbiamo fare un'operazione, ma ne dobbiamo fare N. Cioè, il mercato si regge solo se le operazioni che vengono portate sono di una certa qualità, perché oggi il problema dell'AIMA a un certo punto è stato che era un mercato un po' chiuso. Sì. Oggi il mercato ha 70 aziende, che sono pochissime rispetto al panorama industriale italiano, ne dovrebbe avere 500.000. Ma lì c'è anche un problema di credibilità delle aziende che vanno, andamenti, aziende che crescono e che rispettano gli obiettivi soldati e vogliono crescere da quel punto di vista. Diciamo che quello che ha detto il dottor Bastia mi pare molto importante, perché in un mercato non regolamentato come quello maggiore, al controllo di Consob, in questo caso in Italia, si sostituisce in qualche modo un autocontrollo legato proprio alla esigenza reputazionale e alla necessaria tutela della credibilità di chi? Dei Nomad sicuramente, degli advisor sicuramente, e poi delle imprese stesse, perché come si può costruire appunto un successo di sviluppo, ovviamente se un'impresa poi sbaglia le proprie mosse può andare quella volta, poi può quotarsi, diciamo danneggiare qualcuno che magari incautamente ci punta, però poi dopo si deve ritirare, cioè non è che è una cosa proprio, no? Per il momento non ci sono casi del genere, ci auguriamo che non ce ne siano, però diciamo che nella storia della borsa, delle borse, è capitato. Tenga conto anche sull'importanza del Nomad, cioè il Nomad post quotazione, la società deve continuare ad avere un Nomad, quindi il Nomad che la porta in quotazione continua. Se la società per qualche motivo decade l'incarico del Nomad, perde il titolo, perde il diritto alla quotazione. Esatto. Quindi il Nomad diventa colui che affianca la società e diventa quasi, non dico il garante, ma quello che deve controllare che la società gestisca le cose in un certo modo, si comporti in un certo modo, dia un'adeguata informativa, perché uno dei problemi che c'è è che ogni volta che viene data un'informativa, l'informativa viene data insieme al Nomad ai mercati, quindi se c'è un problema la borsa chiama il Nomad, cioè assicurarsi che l'informativa sia trasparente ed esaustiva, perché spesso qual è uno dei problemi? Che le informative spesso non sono esaustive, quindi devi capire il tipo di informativa che viene data, se è esaustiva, se rappresenta interamente quello che fa l'azienda o meno da quel punto di vista. Però io volevo Ok, detto questo, quindi abbiamo fatto il circolo logico, diciamo, abbastanza completo. Opportunità drasticamente più grande del credito bancario, perché non c'è confronto. Responsabilità maggiore e naturalmente incontro con un mercato diverso da quello delle banche. Però c'è un tema, diciamo, culturale a monte, di tante medie imprese, piccole medie imprese, magari bravissime nel loro mestiere, però ancora poco sensibili a questo tipo di prospettive. È l'handicap culturale di cui parlava anche Gerusalmi, l'amministratore delegato di Borsa Italiana, l'intervista che citavamo all'inizio, ma è anche qualcosa che voi incontrate sul mercato. Su questo è interessante approfondire, perché forse è il momento di dare una sveglia. Ma io, ritornando un po' ai concetti esposti prima, ricordo anche per la mia età, per gli anni che ho passato in borsa, si diceva il mercato ha memoria di elefante e gambe da lepre, quindi è difficile una volta che l'azienda delude il mercato in maniera abbastanza, diciamo, marcata, che il mercato poi segua l'azienda, ci vuole molto tempo, si ricorda a lungo di questo, e quindi velocemente l'investitore risponde con l'unico modo che ha, oltre a quello di cercare il contatto e di spiegare alla società perché è venuta a mancare questa fiducia, e questo serve sicuramente a far crescere la cultura del nostro mercato, ma si è rotto questo rapporto di fiducia, quindi l'investitore
ha un solo strumento alla fine, che è quello di vendere e uscire dall'investimento. Noi pensiamo che di non essere più un paese da qualche tempo, un paese cosiddetto a breve termine, quindi dove finora spesso si è investito con la massima selettività, ma con una logica di investimento di breve termine, quasi da trader. C'è da dire che oltre alle aziende, noi pensiamo che un importante ruolo deve essere fatto dalle autorità di questo paese, affinché incentivino sempre di più la nascita di soggetti investitori su questo mercato, perché altrimenti oggi, anche se porteremo su questo mercato un maggior numero di aziende, come è auspicabile, in quanto abbiamo maggiore possibilità di fare il nostro stock picking su un campione sempre più largo, è necessario che aumentino le risorse presenti sul mercato, che investono in questo segmento, così come si fa in molti altri paesi economicamente sviluppati, non soltanto l'Inghilterra ma anche il Giappone, dove dei soggetti sicuramente più qualificati per l'investimento di lungo termine, quali possono essere i fondi pensione, le casse previdenziali, le assicurazioni, in alcuni paesi sono incentivati ad avere un'importante fetta del loro patrimonio in piccole e medie imprese del proprio paese, svolgendo in questo modo quella funzione che è molto importante di finanziare l'economia del proprio paese. Se lei ha toccato un tasto che mi fa venire in mente, come per esempio il fondo per le piccole e medie imprese della Cassa Depositi e Prestiti, in questo senso è rimasta una cosa abbastanza piccolina, diciamo, no? Quindi tra le tante cose da fare del governo, certamente, perché ci sono un po' di cose interessanti, c'è un alleggerimento dell'IRES, della tassa sulle reddito d'impresa dopo tanto tempo, c'è un'apertura importante sull'export, bisogna pensare anche a potenziare. È stato fatto qualcosa dal lato degli offerendi, ma deve essere fatto della domanda, poi. Però ecco, domanda e offerta, torniamo, perché guardate, dottor Artiglia, l'offerta consapevole di imprenditori che dicono: ho un'idea buona, ho un'azienda che ha bisogno di soldi ma è sana, anziché andare alla solita filiale a chiedere il solito supero di fido, apro un orizzonte nuovo. Proprio questo è il tema delicato, perché proprio mentre parlavano i colleghi io pensavo ben in mente due imprenditori che io seguo che hanno una visione strategica veramente lucida della loro impresa, hanno dei piani di sviluppo interessanti, hanno credibilità e hanno anche entusiasmo nei confronti della loro azienda. Quindi, sono imprenditori bravi, ma che purtroppo quando si tratta di presentare il business plan lo presentano in banca, cioè non hanno la cultura per capire che ci sono delle alternative interessanti e importanti per accedere e per diciamo far evolvere la propria azienda. Si viene ancora in banca a chiedere i quattrini necessari per crescere. Qui c'è un'importante, secondo me, attività da fare di acculturamento, di crescita, di formazione, informazione, che sia la Confindustria, che sia il sistema bancario. Bisogna far capire ai nostri imprenditori che è finita una stagione fatta da banche che ti danno i soldi, e si entra in una stagione dove a fianco alle banche ci devono essere gli strumenti alternativi. Infatti abbiamo un sistema imprenditoriale che dipende dal credito bancario in misura quasi doppia rispetto alla media europea senza l'Italia e tripla rispetto agli Stati Uniti. È ovvio che stiamo parlando di mercati molto diversi, poi negli Stati Uniti ci sono tanti intermediari finanziari diversi oltre al mercato borsistico, è tutta un'altra roba, non comparabile in questo senso, però siamo veramente arretrati. Ma io direi la ragione dell'ottimismo sussiste perché l'appetito caccia il lupo dal bosco, cioè il rapporto con le banche è diventato talmente più faticoso per l'impresa che gioco forza a cercare alternative. Anche noi come serie di trasmissioni nasciamo un po' da questa analisi. È vero una cosa però, e qui volevo un po' risentire, che ci sono dei luoghi deputati al dibattito e al confronto, per esempio, e tra l'altro ne abbiamo avuto e ne avremo anche in studio, le associazioni di imprenditori, quindi penso sicuramente a Confindustria, ma anche le stesse associazioni degli intermediari finanziari, dall'ABI in poi, che potrebbero però a questo punto venire fuori, perché interessa anche alle banche che, no, cioè, quando un sistema ha 297 miliardi di sofferenze, se non ricordo male la cifra, tutto sommato è segno che la strada del credito è tradizionale, è preclusa e ha condotto anche a tanti problemi, a tanti errori. Non che, come dire, il capitale di rischio sia immune da pecche, però quella strada lì è proprio ingolfata, no? Quindi bisogna allargare e diversificare. C'è una normativa chiara che spinge verso
l'alternativa di investimento. È cambiato il mondo e in questo senso bisogna rappresentarlo con più forza di prima. È qui che vedo che c'è un po' di lacuna, insomma, forse i media non fanno abbastanza, però non siamo gli unici a parlare pochino. In questo senso anche al governo, che sta innovando parecchio in questo mondo, si vorrebbe aspettare qualcosa di più. Non so se sia una cosa verosimile che si possa in qualche modo anche far arrivare per i gradi dei cosiddetti corpi intermedi, no? A rappresentarlo ad alto livello, oppure no, che ne pensi? Ma devo dire che qualcosa sta cambiando. Noi ci siamo accorti in questi anni, ad esempio, che un'associazione di categoria principe che dovrebbe e sta cominciando a favorire l'avvicinamento delle imprese e l'EME, i dottori commercialisti. Sì. Fino a qualche anno fa i dottori, non tutti, ma voglio dire, l'impostazione è che il dottore commercialista vedeva il mercato finanziario come un nemico, no? Perché toglieva potere al dottore commercialista, se poi arrivava la società di revisione, altro potere che se ne andava, eccetera. Le cose stanno un po' cambiando. Noi stiamo organizzando in questi mesi un po' di convegni in giro per l'Italia su questo tema e c'è molto interesse da parte di questa associazione di categoria, proprio perché i dottori commercialisti per primi si stanno rendendo conto che il canale del filo scoperto di cassa per comprare gli impianti era sbagliato prima, ma oggi è morto, e che quindi da consulenti primi, perché i primi consulenti sono i commercialisti primi dell'impresa, cominciano a far capire che l'avvicinarsi al mercato finanziario tipo AIM è una cosa, può essere una cosa buona e giusta, e devo dire che c'è molto movimento e molto interesse da parte di questa associazione di categorie. Ecco, un aggancio che mi fa dare un dato in più. Esiste in Italia una società che raggruppa i 60 tra gli studi commercialisti più importanti d'Italia, ACB Group, fondata e diretta e presieduta tuttora dal decano dei commercialisti, che è Victor Huckmar, che tra l'altro è anche presidente della nostra casa editrice. ACB Group ha svolto la convention nazionale a Pordenone il 1 e il 2 ottobre e il tema era le nuove esigenze del mercato finanziario e la categoria dei commercialisti. Cioè praticamente il commercialista che ieri si limitava ad accompagnare in banca il cliente, assistendolo nel rappresentare al banchiere, al funzionario, la realtà contabile dell'azienda, oggi sempre più spesso è il primo interlocutore a dirgli: guarda, è il caso di pensare anche a soluzioni alternative e diverse. Però, tornando alla cultura d'impresa, non c'è anche un problema di buona coscienza delle banche? Guardo Banca Finnat perché è qui non a caso. Nelle banche tradizionali, quelle più presenti nel territorio, ma per certi versi anche forse meno innovative o finora, non c'è poi magari un po' di riluttanza? Cioè si nega il fido e non gli si dice cos'altro fare. Ma qui probabilmente entra in gioco anche il cambiamento nelle organizzazioni delle banche, secondo me. Cioè, nel senso, le ristrutturazioni hanno portato sì che una volta, se lei, il cliente aveva il direttore della filiale, che era di fatto il principale consulente, l'imprenditore lo seguiva nei suoi risparmi personali in azienda, quindi era anche in grado di dargli indicazioni. Oggi chi segue il cliente spesso sono persone che fanno le pratiche, le PEF, quindi specialmente sulle medie e piccole imprese, e quindi non c'è, direi, se mi permette la parola brutta, la cultura e la preparazione per poter consigliare il cliente da quel punto di vista. È una grande riqualificazione. Esatto. Dall'altro punto di vista, probabilmente oggi nelle banche è meno presente la cultura del prendersi rischi, responsabilità, cioè la persona della banca si limita a fare quello che è il suo lavoro a supporto del cliente sulla pratica PEF, quindi ha meno iniziativa di quello che ci poteva essere una volta, perché poi alla fine lo consigli, ovviamente gli dai un consiglio sbagliato, e quindi c'è meno questo tipo di... Però io credo che si riconduca abbastanza al tema della differente organizzazione delle banche. Infatti anche le banche, anche se stanno riorganizzando, stanno facendo i centri PMI, però non mi sembra che da quel punto di vista abbiano le competenze e le culture oggi per poter supportare imprenditori in una visione strategica diversa, perché pure le esperienze sono diverse, perché spesso le organizzazioni portano a mettere nei centri PMI chi magari è, se posso, in esubero da qualche altra parte, quindi non sono organizzazioni che crescono sulla base del riconoscimento, diciamo, del fatto delle competenze, ma delle riorganizzazioni delle banche. Quindi questo porta sì che non ci siano probabilmente figure idonee a poter supportare, poi a supportare gli imprenditori, che diciamo prima, anche le piccole e medie imprese ormai hanno, direi, competenze internazionali, sì, competono sui mercati internazionali, quindi è anche complicato poterli consigliare da quel punto di vista, e quindi fondamentalmente l'uomo della banca che segue l'imprenditore fa un passo indietro. Certo.
non è... Ecco, io volevo avviarci alla conclusione, buttando lì per un rapido giro di tavolo una suggestione. Non possiamo prescindere dal fatto che in questi giorni si è celebrato un successo borsistico mondiale straordinario, quello della Ferrari, che ha fatto prezzo per la prima volta, diciamo, fuori dal proprio, dall'ambito della proprietà chiusa tradizionale. Oltre le attese, eccetera. Voi mi direte, Luciano, a che paragone è? 12 miliardi di valore? Sì, assolutamente, stiamo parlando dell'infinitamente grande. Però qual è il comune denominatore? Il comune denominatore è che Ferrari è una grande realtà con dei parametri economici interessantissimi, ma è soprattutto una storia di successo, un mito e un prodotto che tutti i suoi clienti veri o potenziali o soltanto i suoi ammiratori riconoscono per delle virtù eccezionali. Allora, nel piccolo, piccolo per nicchie, piccolo per ambito territoriale di mercato, insomma, bisogna pensare in grande, cioè bisogna cercare di essere la Ferrari delle valvolette per chiudere i tappi delle biciclette, non lo so, dico, qualunque cosa si faccia, no? Bisogna cercare di, e a quel punto anche raccontarlo. Quindi se noi entriamo un pochettino facendoci i fatti non nostri, ma invece sono nostri, nella testa dell'imprenditore, è chiaro che se tu sei piccolo, però hai idee chiare, conti in regola e vuoi crescere, devi averne l'ambizione e devi andarlo a raccontare sapendolo fare. E questo è l'altro punto che forse bisogna un po' ricordare ai nostri amici imprenditori, vostri clienti, vostri oggetto dei vostri investimenti, non so, perché questo penso che faccia la differenza, fare le cose, farle bene e saperle raccontare, o no, Stigliano? Perché questo è un tema... Io ritengo che ci siano dei casi, come ha detto lei, con le dovute proporzioni che rispondono a queste caratteristiche. Voglio fare non siamo abituati a fare delle citazioni, ma la Fila, per esempio, è un'azienda che è quotata da poco nel nostro listino, che è arrivata nel listino attraverso un'operazione, un veicolo che si chiama la SPAC. E noi abbiamo investito in questa azienda, abbiamo conosciuto l'imprenditore diciamo sin dal primo momento, l'abbiamo incontrato più volte, ci siamo entusiasti, quasi affascinati, questo è un termine pericoloso perché nel nostro mestiere noi ci dobbiamo innamorare di un titolo, perché poi si è un po' resti a dover realizzare anche magari in guadagno questo titolo. Quindi in questo caso abbiamo incontrato più volte l'azienda, è stata spiegata inizialmente la strategia, un piano industriale, on track, abbiamo controllato con altri incontri il percorso di questa società, siamo convinti dell'operazione di ingresso in borsa di questa azienda, perché serve a finanziare la crescita, un brand molto conosciuto perché non soltanto in Italia ma anche nel mondo, perché i suoi prodotti sono conosciutissime, pennarelli, Giotto, ma anche il Pongo, il DAS, e questa azienda punta nel mondo, soprattutto in quelle aree a maggiore crescita demografica, perché noi abbiamo questo problema, ecco, quindi la diversificazione internazionale che è molto importante. Noi abbiamo supportato con l'operazione che è stata presentata alcuni mesi fa la crescita di questa azienda per il suo futuro, quindi sarà una piccola Ferrari, non speriamo molto più piccola, però grande notorietà. Velocemente volevo raccogliere due pareri per concludere. Ferrari abbiamo tante, in Emilia Romagna nella meccanica di precisione ci sono delle aziende che fanno davvero delle cose fantastiche e che potrebbero competere con i cugini tedeschi, anzi molto spesso i cugini tedeschi vengono qui a fare la fila per comprarsele queste aziende, quindi è ancora una volta un problema di gelosia dell'imprenditore, al nostro imprenditore non piace raccontare in giro quello che fa. Gli piace sapere che i suoi clienti sanno che è il migliore, che è la Ferrari del settore. Quindi questa ma non è una cosa far che... sapere perché. Però anche qui non piace raccontare la propria storia di successo, o piace la riservatezza. Anche su questo bisogna crescere, perché secondo me nel mondo di internet, cito Brunello Cucinelli che ho sentito, che è un grande imprenditore del cashmere, sapete, tutti conoscono il brand, eccetera, lui dice... Il mondo di internet rende ormai praticamente impossibile il 90% delle logiche di riservatezza che hanno ispirato, perché o per amore o per forza quello che si fa si sa, o perché lo devi dire, perché non puoi più dire che non hai modo, eccetera, il modo ce l'hanno tutti, o perché lo vengono a sapere. Questa è una logica sostanzialista non sbagliata. Per concludere, quanto vale, quanto pesa una buona comunicazione, posto che ci siano le buone sostanze da raccontare?
posso chiudere con una battuta che non è mia. Noi abbiamo recentemente accompagnato in borsa la Masi Agricola, produttrice di Amarone, no? Sandro Boscaini ci diceva durante i roadshow che una delle caratteristiche del Veneto, del mondo del Veneto, che sono molto bravi a saper far, si dice in Veneto, saper far. Non basta, bisogna far saper, bisogna farlo sapere, perché se noi abbiamo tante aziende che sanno fare cose molto belle ma non lo sanno comunicare. Quindi è fondamentale, soprattutto poi anche approcciando i mercati esteri, saper comunicare. Il proprio prodotto è buono, eccellente, il proprio marchio lo rappresenta bene. Ai clienti è una cosa, agli investitori è un'altra cosa, quindi bisogna imparare la lingua per parlare con gli investitori, cosa che un nomad penso che spieghi. Direi che da un lato è vero, dall'altro io vedo che però, poi è chiaro che devi sempre fare un lavoro un po' preparatorio per come lo rappresenti, però l'imprenditore che sa raccontare bene il proprio business è già importante da quel punto di vista, perché poi sì, perché è più facile, ma oltre a essere più facile è più vero. Perché poi alla fine sì, non è che agli investitori vanno raccontate cose diverse, cioè l'imprenditore che sa raccontare bene il proprio business sta al 90% del percorso, poi magari devi aiutarlo a rappresentare degli aspetti che sono importanti, più importanti per gli investitori, e magari l'imprenditore non lo coglie questo aspetto. Però da quel punto di vista lui deve essere bravo a rappresentare il proprio business, cioè da questo punto di vista è in dubbio. Grazie a tutti, il tempo è scaduto, ringrazio Giovanni Natali, Giulio Bastia, Settimio Stigliano e Francesco Altiri, grazie di averci aiutato a capire di più strategie chiare e saperle comunicare. Ma sulla comunicazione torneremo presto qui a Finanziare la Crescita. A presto.